Bene, ciao a tutti, oggi sono qua con questo nuovo video per farvi vedere come cambiare l'immagine di boot di tutti i dispositivi iOS, da iOS 4.x.x a iOS 7.x.x. Quindi, cosa ci serve? Apriamo Cydia. E scarichiamo animate. Deve essere dalla repo di Big Boss dell'autore Chronic Dev Inc. E animated fix for iOS, nel mio caso iOS 7. Voi c'è anche questo qui che è animate fix for iOS 4, 5, 6 e questo qua che è il 7. Se volete quello dal 4, 5, 6 deve essere di iXNow il pacchetto. Se è quello per iOS 7 è di CoolStar. Io installo questo perché è quello che serve a me. Facciamo conferma. Ora dobbiamo andare a cercare il boot log e allora io vi consiglio di andare su Sorgenti. Mod My Eye, no, Big Boss, componente di boot logo, e scegliere se avete iPad, vi consiglio mettete scritto iPad. Ne avevo trovato uno che mi era andavano. Dove? Eccolo qua. Apple Team Creator iPad Boot Logo. Se avete iPhone, guardate anche se c'è nella descrizione del pacchetto scritto iPhone 4S 4, 5, prendete quello. Se avete l'iPhone 4S 5 o 4. Quindi state attenti anche a scegliere questo, eh. Adesso andiamo sulle impostazioni. Ah sì, questo è Preference Organizer. Boot logo, ci sono stato boot logo e mettiamo retro 2 che si chiama retro 2 nell'impostazione. Qui c'è anche la preview. Facciamo animate un boot logo, lo scegliamo e adesso effettuerò un riavvio per dimostrarvi che è vero. Ok. Sentirete anche un suono di boot un po' strano, quello lì si chiama boot sound, è così al contrario, ma comunque è questo. Sugli iPad andrebbe fissato questo problema dell'orientamento.
la selezione della mela. Sì, va fissato anche questo, sentite. Eccoci qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao a tutti.